La partita, e lo sapete perfettamente, si era giocata non sulla vittoria mia o di Fusilli o di Pettinari al primo turno, ma si era giocata sulla vittoria del centrodestra al primo turno, quindi la partita di oggi era tutta legata alla prospettiva di andare al secondo turno, questo era il match, diciamo, si pensava potesse essere la fine di un tempo per poi giocare una partita successiva. Perché dico questo? Perché è innegabile, lo avete ricordato prima, che la spinta che ha avuto il candidato Masci dai partiti del centrodestra è stata poderosa. E quindi questa sicuramente ha determinato un impatto, così come la qualità e la capacità di raccogliere consensi dei suoi candidati e delle sue liste, era proprio una lotta impari da questo punto di vista. E quindi noi abbiamo sempre pensato che qualora fosse stato possibile confrontarsi io e lui esclusivamente sulle idee e sulle proposte, probabilmente si sarebbe potuto giocare una partita diversa.